Ciao! È notte, è tardi, sì, questa sera ti mando questo video a un'ora un po' indecente. Sono pronta per andare a dormire e devo dirti che questa giornata è stata veramente molto bella. Ho questa sera tenuto una serata a Torino ed è andata veramente molto bene, si è sviluppata un sacco di energia. E molte persone che sono venute non mi conoscevano, si sono comunque messe in gioco e si sono permesse di fare un lavoro molto profondo, si sono affidate ed è stato veramente magico. Diciamo che tutta la giornata è stata veramente magica e posso dire di andare a dormire veramente soddisfatta. Spero che questo possa accadere anche a te, perché è importante nella nostra vita quando facciamo il conteggio, la valutazione, diciamo, di quello che abbiamo fatto prima di tutto nella nostra giornata, per poi fare anche una valutazione magari di una settimana, di un mese, di un periodo più lungo, di un anno, quindi ad esempio, o magari un giorno di tutta la nostra vita. È importante avere un conteggio positivo, avere un conteggio non in perdita, ma decisamente positivo. E come fai a creare una vita magica, bella? Beh, un giorno dopo l'altro. È per questo che è importante ogni giorno fare qualcosa che ti renda lieto di aver vissuto quella giornata, che ti renda grato per quello che hai creato, realizzato, che hai sperimentato, per le tue esperienze, per quello che sei potuto essere proprio nella tua giornata. Perché ricordati che la vita è formata da tante giornate, una dopo l'altra. E se ti rendi conto di questo, non le lascerai scorrere una dietro l'altra, facendo magari sempre le stesse cose, quelle cose che non ti danno soddisfazione, che non ti fanno sentire bene. Quindi ricordati di onorare il tuo tempo, di onorare tutti i tuoi giorni, di onorare ogni istante della tua vita, perché la tua vita è formata da tanti giorni e da tantissimi istanti. E quindi inizia da quelli per creare una vita che ti faccia veramente sentire felice e contento di ciò che hai vissuto. Ciao, buona magica notte.